Ciao a tutti dal vostro amico e cantautore della provincia di Parma, Angelo Bettati. Oggi vi volevo parlare dell'album Bidelle. Perché? Perché la canzone Viva Bidelle, che è l'ultimo singolo uscito, è quello che dà il nome all'album stesso. E per me Bidelle è come una eroina femminile. Perché dico questo? Perché Bidelle, se uno ascolta la canzone, è una donna che va incontro alla vita, quindi vuole essere un'affermazione della propria personalità, in quanto all'epoca, vivendo in un castello, uno non poteva essere libero di esternare il proprio amore verso gli altri. Quindi Bidelle rappresenta tutte quelle damigelle che erano vittime purtroppo del loro signore, dovevano sottostare al volere di un marito che non avevano scelto e dovevano stare recluse in un castello. E quindi giustamente, quando il loro marito, che loro avevano sposato senza amore, si allontanava, era giusto che si in qualche modo si riappropriassero della propria femminilità, personalità e vita. Quindi Bidelle diventa un'eroina al femminile. Per quale motivo? Prima di tutto perché, come abbiamo detto, rivendica la propria femminilità, la propria voglia di libertà e la propria voglia di amore e di fare una vita come ai giorni nostri oggi noi facciamo regolarmente. E almeno nella maggior parte del mondo. E quindi, se uno ascolta la canzone, la può vedere sì come una goliardata, come una cosa da bisboccia, però al tempo stesso è una cosa che va che incute una certa riflessione. Quindi Bidelle l'ho messa anche come copertina dell'album, perché rappresenta una donna nella sua bellezza, nella sua giovinezza, però soprattutto anche nella sua beltà d'animo. Quindi vi invito ancora ad ascoltare bene la canzone e continuarmi a seguirmi, perché una volta che adesso si è concluso l'album, poi dopo parleremo anche di quel nuovo album che verrà alla luce prossimamente. Quindi per il momento è tutto, continuate a seguirmi, a sostenermi e condividete i miei video, i miei pod anche con i vostri amici e conoscenti. Alla prossima, ciao!